Oggi parte un percorso importante per la CISL delle Marche, il percorso del nuovo coordinamento donne. Può sembrare per certi versi anacronistico, un luogo dove si affrontano le problematiche di genere, ma non è così. Noi viviamo una realtà anche regionale dove ancora tante sono le disparità, sia nell'accesso al mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i temi della formazione, della conciliazione e condivisione del lavoro di cura, i temi che riguardano l'emancipazione e la valorizzazione dei talenti femminili, i percorsi di carriera, le nuove sfide legate alla digitalizzazione, allo smart working e naturalmente il contrasto a ogni forma di discriminazione, la lotta a ogni forma di violenza nei luoghi di lavoro, come in famiglia e nelle nostre comunità. Quindi il coordinamento donne può dare un apporto importante nell'analisi dei problemi, nella rilevazione dei fabbisogni e poi anche nella messa a punto di percorsi che possano valorizzare appunto la componente di genere nelle nostre comunità. Quindi insieme c'è un lavoro da fare, donne e uomini, perché pensiamo a un coordinamento donne che sia un luogo aperto di condivisione, di analisi, ma anche proprio di elaborazione di strategie che favoriscano l'inclusione e la parità nella società marchigiana.